Stereo 5 TV presenta L'Almanacco del Giorno. In studio Luigi Comentale. Vi do un saluto amici di Stereo 5 TV, oggi è martedì 5 dicembre 2023. Ricordiamo si festeggia San Giulio, auguri ai nostri festeggiati di oggi e a voi, benvenuti al nostro almanacco. A Roma il sole sorto alle 7.22 e tramonta alle 16.39 ora solare, a Milano alle 7.48 e tramonta alle 16.39 sempre ora solare, luna che tramonta alle 12.57, luna ultimo quarto alle ore 6.52. Proverbio di oggi, se dicembre è bello, non lo è poi l'anno novello. Il 5 dicembre del 1848 prende il via la corsa all'oro californiana. In un messaggio letto davanti al Congresso degli Stati Uniti, il presidente Polk conferma che grandi quantità d'oro sono state scoperte in California. È il 1933 quando finisce il proibizionismo, lo Utah diventa il 36esimo stato a ratificare il 12esimo emendamento, facendo raggiungere la quota del 3-4% necessaria a farlo entrare in vigore. Nel 1945 5 aerei del volo 19 in addestramento scompaiono nel triangolo delle Bermuda. Sono nati in questa giornata Maurizio Crozza, comico, Roberta Capua, presentatrice, Massimo Caputi, giornalista sportivo, Maria De Filippi, presentatrice, Annie Lennox, cantante, Walt Disney, disegnatore. Mentre ci lasciano in questa giornata, nel 1791 Wolfgang Amadeus Mozart, il più grande compositore di tutti i tempi, nel 2013 Nelson Mandela, politico sudafricano, simbolo universale di lotta per la libertà. Nel 1870 Alexandre Dumas, maestro del romanzo, e nel 1974 Pietro Germi, regista, attore italiano. Siamo alla nostra frase aforisma di oggi, la pallottola che mi ucciderà non è ancora stata forgiata, pensate, lo diceva Napoleone Bonaparte. Noi ci fermiamo intanto con il nostro almanacco, torniamo domani, grazie per averci guardati, buon proseguimento di ascolto con i programmi di Stereo 5 TV, ciao! L'almanacco torna domani.